Etichetta! Olè! Saluti da Busca, provincia Granda! Ciao Bunker Levé! Evviva il Carlevé! Il nostro gruppo è il gruppo storico del Palio dei Borghi Giostra dell'Oca, che ricorda l'arrivo a Fossano di Carlo Emanuele I con la moglie Caterina Michela Infanta di Spagna. Io praticamente sono in questo momento, rappresento appunto Caterina Michela Infanta di Spagna, lui Carlo Emanuele I, la signora, diciamo, una dama del seguito, dovremmo essere un po' di più, però a volte ci sono problemi impellenti. Sono riproduzioni, però sono in stile del 1500. Sono del comune, li depositiamo presso una stanza apposta dedicata soltanto a conservare i costumi e li prendiamo quando ne abbiamo bisogno. Il monarca, diciamo, non è soltanto la figura del palio, ma è anche la figura del carnevale di Fossano, che purtroppo adesso ha conosciuto un momento di stallo. Comunque, in qualche modo sono figure che si sovrappongono. Forse i festeggiamenti, diciamo, del 1500 sono rimasti nel DNA dei fossanesi, che hanno in qualche modo, li hanno poi riproposti nei secoli col carnevale. All'esisce la porto, che serva l'importante, però come un seggio, però come un seggio. All'esisce la porto, che serva l'importante, però come un seggio. Carnevale di Savona sono 4 anni, al Palio dei Borghi sono parecchi di più, circa una ventina. È uno dei nostri appuntamenti fissi, noi veniamo sempre e siamo abituati a venire e ci vediamo molto volentieri. Sono Capitan Fracassa. Sono l'unica maschera annoverata nella Commedia dell'Arte Ligure, quindi rappresento la Liguria nella Commedia dell'Arte e faccio parte del gruppo Vecchio Loano di Loano, in provincia di Savona. Era un condottiero che diceva di aver fatto battaglie incredibili, conquistato terre, ma in effetti aveva il naso molto lungo, quindi era un gran millantatore. Cicciolina è una maschera iscritta all'Albo Nazionale delle Maschere, è stata ideata da Bevilacqua nel 1953. La città ha risposto bene e sono felice perché ho visto tanti bambini che sono il nostro futuro. Il carnevale deve essere anche un veicolo che porti allegria, porti serenità almeno per quel mese, quei 20 giorni che dura. Le chiavi della città vengono consegnate dal vice sindaco Arecco a Sua Maestà Re Cicciolini. Un applauso.